Si chiama Farmer 4.0, il corso che si terrà nel comune di Cortona per la formazione di periti agrari altamente specializzati. Il corso, totalmente gratuito, prevede la partecipazione di 24 allievi per una durata di 1200 ore, di cui 800 ore di stage, suddivise nel biennio 2017-2019. Noi viviamo in un territorio che, oltre ad essere industriale, è un territorio agroindustriale dove ci sono delle grandi realtà che producono da quello che la nostra terra ci dà. Credo che Confindustria a livello nazionale, non solo a livello locale, serva a, con l'ITS a colmare il gap che c'è tra il lavoro e la scuola, perché oggi viviamo in un territorio dove questo gap è molto importante. E l'ITS Farmer 4.0 è sicuramente una strada privilegiata per cercare di aiutare quelli che sono i nostri giovani a formarsi in un territorio che è evocato maggiormente a quello che è l'agricoltura. Il mondo del lavoro ha bisogno di queste figure? Il mondo del lavoro ha bisogno di figure che noi, diciamo, quotidianamente richiediamo alle imprese. Cerchiamo di progettare interventi che siano in collaborazione con imprese, quindi, diciamo, ci sponsorizzino. Nel caso di Farmer 4.0, ad esempio, Bonifiche Ferraresi, che è la più grande impresa agraria italiana, ha collaborato con noi e collaborerà nell'attuazione per formare figure che servono a loro, quindi per dare specificità a questo percorso, che ha un titolo riconosciuto a livello nazionale, quindi ha anche una serie di competenze, diciamo, che sono un prerequisito. Ma poi la specializzazione è vestita su questa impresa. E quindi credo che se i giovani saranno in gamba potranno essere inseriti in questa impresa.